Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi con immenso piacere per presentarvi quest'altra mod tutta italiana. Siamo di fronte al Fiat 1355C del team FSI che come sempre ringrazio e saluto. Ringrazio enormemente Peppe per il suo fantastico lavoro. Sono qui per darci un'occhiata, per presentarvelo, una mod che è disponibile per PC e console, lo trovate comodamente nel mod hub. Sono qui appunto per darci un'occhiata, per rendere omaggio al fantastico lavoro che è stato fatto su questo 1355. E non sono sempre stato presente nel presentarvi i cingolati di Peppe, perché tra una cosa e l'altra, problemi di tempistica, non riesco ad arrivare sempre ovunque, però quando posso, quando ho il tempo, mi ci metto qui, ci do un occhio e veramente mi immergo un attimino su questo mondo che a me è completamente sconosciuto, perché come ben sapete nella mia zona queste macchine qua sono letteralmente inesistenti e l'unico modo che ho per vederle è, diciamo, se non vado sulle zone dove ci sono, le gioco su Farming Simulator. Comunque, allora, questo qui è un modello che è stato costruito sulla base del vecchio 120C, che anche nella realtà questo 1355 è l'evoluzione praticamente del 120C, è il modello, diciamo, superiore, modello successivo, e quindi sì, è stata usata quella base lì del 120, è stata sviluppata la mod sopra, anche perché appunto ci sono non tantissimissime modifiche dal 120, a parte, diciamo, il discorso motore ed altre cose. E ok, beh, ragazzi, prima di andare a vedere dettagli e tutto quanto, come sempre facciamo un saltino veloce allo store per vedere appunto dove lo possiamo trovare nella sezione, ovviamente, dei veicoli, nella categoria trattori piccoli. Scorriamo in fondo, eccolo qua, 1355C, 35.000 euro di costo, 135 cavalli di potenza. E entriamo nella nostra scheda delle configurazioni. Allora, le prime due voci per le tavolozze per la scelta dei colori: il colore cerchioni, che in realtà è il colore dei cingoli. Adesso ovviamente sapete che il linguaggio di farming è quello, bisogna accettare quello che c'è. Abbiamo le due tonalità di arancione, il rosso qui Fiat Agri, il grigio e il nero, che secondo me sono quelli più adatti per la questione dei cingoli, cioè sono due colori che secondo me sono quelli più consoni, diciamo, per una cingolatura. Dopodiché abbiamo la questione del colore principale, che qui abbiamo i due arancioni, che l'arancione questo qui più chiaro, il primo, che è l'arancione della serie Nastro Oro. Poi c'è questo arancio più scuro, che è l'arancio derivato dalla OM, e poi abbiamo il rosso, che fa parte della seconda serie, quella che è stata, diciamo, livreata Fiat Agri. È la prima tonalità di rosso che è stata fatta, che è questo rosso mattone. Poi nella serie 90 è stato cambiato il rosso, è stato messo il rosso classico terracotta. Ok, queste sono le nostre colorazioni. Dopodiché passiamo nella configurazione. Qui la prima voce ci dà la possibilità di configurare l'avantreno, quindi la zavorratura e la parte posteriore, appunto, che ci dà la possibilità di avere il sollevatore. Partiamo con la prima voce, che dà i 5 quintali di zavorra e poi gli 8 quintali. Dopodiché si passa al sollevatore posteriore, che nella realtà, ragazzi, questa macchina qui usciva di fabbrica senza niente, senza cabina, diciamo, di default usciva praticamente così, nuda, senza nulla, e la presa di forza e anche il sollevatore erano, diciamo, delle richieste optional, quindi questa macchina qui era letteralmente usata come un mulo da tiro, un cavallo da tiro, perché veramente sì, qua attrezzi a traino e giù tutto, è giù tutto. Questa macchina qua era fatta appunto per la collina, poi ovviamente principalmente per la questione di attrezzi trainati. Ovviamente ci si mette il suo carrellino dietro, porta attrezzi e via, lavora, diciamo, a tiro. Comunque procediamo, dicevo, questione sollevatore posteriore, eccolo qua. Poi abbiamo ovviamente i 5 quintali di zavorra e per finire i 9 quintali di zavorra, quindi ok, questa è la sua configurazione. Perfetto. Poi abbiamo la seconda voce che ci dà la questione della cabina, anche questa era messa su artigianalmente.
Poi la configurazione motore qui, ragazzi, è per la questione che ci dà la possibilità di avere i fianchetti laterali, questi qui, come ben vedete. Io sinceramente lo apprezzo così nudo e crudo, così con motore col cuore in bella vista. E infine l'ultima configurazione ci dà la possibilità di sistemarci, cioè di cambiare la cingolatura. Si parte da quella di base che era un 450 mm, quindi 45 cm, eccola qua, e poi si passa a quella maggiorata da 50 cm. Poi andremo a vedere che c'è anche il cambio ovviamente della suola e anche delle catenarie. Basta, questo è quanto ragazzi, queste sono le sue configurazioni. Insomma, essenziali e giuste, non serve altro a questa macchina qui. Buenos, allora adesso dedichiamoci un po' a andare a vedere i dettagli. Beh, come sempre, i miei complimenti a Peppe per lo sviluppo, per tutto. E comunque, come ogni volta ripeto, l'asticella di questo team, l'asticella delle moto che vengono pubblicate, si alza sempre di più. E dopo, ovviamente, qua a livello italiano, diciamo, abbiamo proprio il non plus ultra dei cingolati. Veramente, ragazzi. Fanno di quelle produzioni, di quelle moto che sono veramente bellissime, quindi rinnovo sempre i complimenti, davvero bravi, bravi, bravi. Comunque, allora, ecco qua, questo è quello che andremo ad usare oggi, ragazzi, nel test. Andremo a fare una rattura. Qua vedete anche il gancio traino. Guardiamo la questione delle catenarie, delle suole dei cingoli. Questo è quello da 50, quello più largo, vedete che è anche forato. Guardate la maglia del cingolo. Eccola qua. E questo è quello originale suo, di default, di fabbrica, il 450 mm. Guardate le maglie che sono differenti, guardate anche la suola, che è diversa. Questi sono dettagli, ragazzi, non da poco, non da poco. Guardate anche la presa di forza con il rapporto dei giri. Gancio posteriore, ovviamente, ragazzi, oscillante. Potete spostare. Qua vediamo un attimo la questione dei tachimetri, che ovviamente tutti animati. Qua abbiamo la temperatura dell'acqua, pressione dell'olio, livello dell'olio e livello del carburante. Tachimetro qui analogico animato con tanto di contatore. Vabbè, adesso questo è a zero perché ho utilizzato l'altro per i test. Animazioni, abbiamo l'animazione della ventola del radiatore del motore che era raffreddato ad acqua. Vediamo anche qua poi le pulegge, cinghie e tutto quanto animato. Ragazzi, qua il motore, il cuore pulsante è un 8100 di cilindrata, aspirato, 6 cilindri. E la macchina, ragazzi, era di peso 80 quintali, quindi un rapporto peso-potenza veramente mostruoso. Questo lo possiamo chiamare, lo chiamavano bulldozer letteralmente. E ragazzi, veramente, si sì, qua hanno una forza di traino che è impareggiabile, veramente. Non hanno comfort, non hanno niente, però ragazzi, quando si tratta di dare qualcosa, qua non ce n'è veramente per nessuno. E dicevo, poi qua abbiamo anche la questione dei fusibili in bella vista. E continuiamo con la questione delle animazioni. Quindi abbiamo le leve ovviamente per la questione di sterzata, con tanto di animazione anche dei freni di sterzo, questi qui. Poi c'è l'animazione della frizione idraulica manuale qui sulla sinistra. Poi abbiamo l'animazione dell'inversore centrale qui, animazione dell'acceleratore manuale, animazione delle leve dell'idraulica, ovviamente, come ripeto, tachimetri, lancette, tutto animato. E quindi, ragazzi, non manca letteralmente niente. Qua abbiamo tutta la fanaleria, che poi l'andremo a vedere anche in notturna, perché questo ovviamente con la cabina ha i fari supplementari, ha i proiettori a LED, e vedremo anche la differenza ovviamente di colorazione. E basta, come in game eccetera, è stato fatto un lavoro davvero eccezionale, molto bello da guidare, anche per quanto riguarda il reparto sound, sia cingoli che motore. È stato fatto un lavoro
davvero, davvero fantastico, quindi veramente ottimo. Dopodiché, basta, un'altra cosa da dirvi, sì, a 135 cavalli, però sì, se ci attaccate attrezzature più grandi, più che hanno una richiesta di potenza maggiore, andate tranquilli che questo fino a 170-180 cavalli di attrezzatura, parlo in farming, tira senza nessun problema, quindi di forza ne ha parecchia. Basta, ragazzi, non ho altro da aggiungere. Andiamo a vedere anche l'animazione della salita. Ecco qua. Track. Ottima, molto bella. Accendiamo. Ovviamente, ragazzi, ripeto, tachimetri tutto animato, poi la temperatura va su col tempo, la pressione dell'olio, eccetera, eccetera. Andiamo ad agganciare il nostro aratro sovietico, preso proprio per l'occasione. Intanto voi, ragazzi, date un'occhiata alle animazioni, leve, tutto quanto. Eccolo qua, abbiamo un pentaomere dalla Russia con furore. Sì, per la questione, ragazzi, del gancio, dell'oscillazione del gancio, ovviamente il mouse, vedete che si muove, ecco qua. Adesso un attimo, perché qua, ragazzi, cancello Maremma Maiala. Ce la famo? Yes! Via! Ecco qua. L'ho portato anche nei paesi dell'est per l'occasione. Qui sono nella mappa, nella Polska Krasna, la mappa che ho presentato anche all'Angeloni di Revok, se vi ricordate. Facciamo respirare, gli facciamo aspirare un po' d'aria dell'est. Fa sempre bene. Guardate qua l'animazione, ragazzi, dei pedali, le leve, di sterzo. Penso che, ragazzi miei, farsi una giornata sopra una macchina del genere, mamma mia, mamma mia. Però chissà quante soddisfazioni riesce a dare una macchina del genere, ad usarla, cioè veramente. Questi sono dei carri armati agricoli. Bello, bello. Sarei veramente curioso di vederne dal vivo, di vederne lavorare. Io poi ovviamente, come sempre, sguardo video su YouTube, eccetera, e tutto, però vederlo dal vivo, secondo me, mamma, mamma. Mamma, mamma. Aspetta, anche inversore centrale, che vi dicevo. Poi farò vedere anche appunto un attimo in notturna, con tutta la retroilluminazione, come sempre. Vedete già animazione, cinghie e ventola del radiatore. Eccoci arrivati, allora io metterò l'helper, ragazzi, per comodità, che così intanto ce lo guardiamo con calma. Allora, vediamo di metterci abbastanza giusti da non cadere in solco. Allora, vediamo. Dovrebbe essere a posto, vediamo. Dai, caro. Vai e gas, vai e gas. Adesso parte. No, è un po' l'aratro, ragazzi, che è un po' così, così. Questo qua è proprio roba dell'est, direttamente. Mi è stato inviato dai miei contatti russi. Quindi sono conversioni un po' così fatte alla Katsum. Adesso vedrete che si sporcherà subito. Anzi, è già sporco mentre parlo, guardate. Sono
sono proprio conversioni così, però vanno bene lo stesso, vanno bene lo stesso. Eccolo qua all'opera, sentite anche che bel sound che ha di sottocarico, il sound dei cingoli, il cigolio dei cingoli più che sound. Bene, arrivati al capolinea, torniamo indietro. Arriva tutte le animazioni. Le leve in realtà appunto si muovono, vengono mosse per fare piccole correzioni a destra e a sinistra, il freno di sterzo viene usato proprio per fare la manovra di inversione di marcia. Ovviamente vengono animati tutti e due nello stesso momento in cui muovete lo sterzo. È anche da usare, ragazzi, sono perché non è che ci siano estinti, sono veramente impegnativi anche per la meccanica, per tutti i movimenti che bisogna fare per girare, per fare inversione, per far tutto, cioè capite che era veramente duro anche da usare manualmente, oltre che non c'è comfort, non c'è niente qua. No, ragazzi, c'è tutt'uno con la macchina, però mamma mia che emozioni veramente. Bravo, bravo Peppe, bravo, bravo, complimenti, mastro cingoli, mastro cingolati, dai, è più corretto. Bene ragazzi, allora io a questo punto faccio diventare un attimo notte che andiamo a vedere un po' la fanaleria. Andiamoci qua, là, facciamolo acceso, facciamo il nostro magheggio, belli veloci, rec, al chiaro di luna, ecco qua. Questa è la sua luce normale, la luce a lampada, questo giallino che fa l'effetto appunto lampadina. Abbiamo questi davanti, questi laterali, fare dietro, retroilluminazione, tachimetri, ecco qua. Vedete qua che c'è il contatore che è già andato su, non riesco a farvelo portarci, farvelo vedere, ecco qui. 02, abbiamo ovviamente le spie di fanaleria, tubi dinamici eccetera, tutto a posto ragazzi, adesso vabbè che sono arato non ha niente, ma è tutto ok. Guardate anche qua ragazzi il dirt dei cingoli, sì, tante cose non sto qui a farvele rivedere, poi facciamo vedere di giorno, perché insomma ormai avete visto il calibro di questo team, il calibro delle moto che vengono sfornate, quindi non servirebbe neanche fare le presentazioni. Comunque qui abbiamo i proiettori a LED, vedete la differenza di luminosità da giallo a bianco, stessa cosa, no, beh, dietro qua scusate ci sono solo quelle a lampada, la luce normale, non ha quelli posteriori di lavoro. E qua vedete bene anche pulegge, tutto quanto, ventola. E ok, bene, fari ragazzi non ce ne sono altri, quindi possiamo diventare giorno, che io a questo punto vi lascio. Ok, là, spegniamo. Buenos, guardate qua il dirt ragazzi, un attimo. Non guardate quello dell'aratro, guardate solo questo dei cingoli. Tanta roba, tanta roba. Quindi ragazzi miei, io a questo punto mi fermo qui con la presentazione, termino qui, non mi resta altro che salutarvi, rinnovare i complimenti al team, complimenti a Peppe per questa ennesima perla italiana cingolata, veramente
Bravo, veramente bravi, sia perché appunto siete gli unici che sfornano queste italianità, ripeto, cingolate, e per me è sempre un po' un tuffo nel passato e anche un tuffo nel presente perché, ripeto, non, per me non sono macchine sconosciute, non le ho mai viste, quindi io prendo, diciamo, come esempio per tuffarmi nella realtà la simulazione e quindi è anche sempre un piacere vederle e conoscerle. Poi ogni volta che c'è un mezzo nuovo, eccetera, io vado a vedermi le schede tecniche, vado a vedermi tutto quanto, mi informo giusto per conoscere la macchina, sapete quanto curioso sono e basta. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, passo la palla a voi, ditemi se vi è piaciuta la presentazione, se vi è piaciuta la mod, vi ripeto, mod disponibile nel modhub per PC e console, se non credo ci saranno update nel senso di modello, perché questo rimane, se ci saranno fix da fare, qualche cosina, qualche roba da sistemare, ovviamente verrà aggiornato, ma per adesso insomma il modello, ragazzi, questo è e non serve altro. Io ringrazio ancora il team, ringrazio Peppe, ringrazio voi, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!